Cambiamenti climatici e acqua. I cambiamenti climatici e il riscaldamento globale hanno conseguenze anche nell'acqua degli oceani, fiumi, mari e laghi. Parliamo perciò di surriscaldamento marino, che porta a devastanti conseguenze. Alterazione del ciclo dell'acqua, scioglimento dei ghiacciai, sbiancamento dei coralli, perdita di ecosistemi marini o fenomeni meteorologici marini estremi. Il pianeta Terra è ricoperto per il 93% di acqua. Il 90% del calore eccessivo intrappolato nell'atmosfera, causato dall'effetto serra antropico, viene immagazzinato dagli oceani e incide sulla temperatura dell'acqua e sulla sua circolazione. Ciclo dell'acqua terrestre. Il ciclo dell'acqua terrestre è necessario per distribuire acqua dagli oceani all'atmosfera e poi al suolo, fiumi e laghi. I cambiamenti climatici fanno aumentare i livelli di vapore acqueo nell'atmosfera, riducendo le risorse idriche, oltre a rompere l'equilibrio del ciclo dell'acqua, favorendo l'intensità e la frequenza di eventi climatici estremi, ondate di calore, siccità, forti acquazioni, eccetera. Riscaldamento delle acque e innalzamento del livello dei mari e degli oceani. È legato principalmente a tre fattori, tutti causati dal cambiamento climatico. Espansione termica. L'acqua si espande quando si riscalda e quindi occupa più spazio. Scioglimento dei ghiacciai. I ghiacciai si sciolgono naturalmente d'estate. Questo scioglimento però viene compensato d'inverno dalla neve, formata principalmente dall'acqua marina evaporata. L'aumento rapido delle temperature ha portato a uno scioglimento estivo superiore alla media. Inoltre ci sono meno nevicate a causa dell'inizio tardivo dell'inverno e dall'arrivo anticipato della primavera. Questo crea uno squilibrio tra deflusso ed evaporazione oceanica che porta il livello del mare a salire. Perdita di massa delle calotte glaciali. Le calotte glaciali si sciolgono più rapidamente, favoriscono quindi l'aumento del livello del mare e degli oceani. Il livello medio del mare è salito di oltre 20 cm dal 1880 e ogni anno aumenta di circa 3,2 mm. Acidificazione degli oceani. Il pH naturale degli oceani è circa 8,2 e una soluzione è considerata acida quando ha valori pH minore di 7. A partire dalla rivoluzione industriale il pH delle acque marine è passato da 8,2 a 8,1 unità. In percentuale significa che l'aumento di acidità oceanica è pari al 30%. Le acque assorbono grandi quantità di anidride carbonica generata dalle attività umane. La CO2 provoca quindi delle reazioni chimiche che portano ad un aumento della concentrazione di ioni idrogeno H+ e a una diminuzione del pH, incrementando l'acidità. Inoltre, l'aumento di ioni H+ fa diminuire la concentrazione di ioni carbonato, CO32-, a danno di molti organismi acquatici, i quali hanno bisogno degli ioni carbonato per costruire il proprio guscio o altri elementi rigidi, tramite il processo biologico di calcificazione. Se l'acqua risulta troppo acida, gusci e strutture similari si dissolvono o non si formano. Alcuni pesci inoltre devono aumentare il proprio dispendio energetico per cercare di defluire l'acido in eccesso nel sangue. Il riscaldamento globale e la fauna marina. A causa del surriscaldamento marino, alcuni animali sono costretti ad emigrare in cerca di acque con temperature adeguate alla loro sopravvivenza o in cerca della loro fonte di cibo principale che emigra per le stesse cause. Non è perciò una novità trovare una specie di animale marino in un habitat diverso dal suo. Un esempio sono il merluzzo, lo sgombro e l'aringa del Mare del Nord, che devono migrare verso il nord in acque più fredde, seguendo la loro fonte di cibo. Sbiancamento dei coralli. Le specie di coralli che vivono in colonie nelle aree tropicali ospitano al loro interno delle alghe unicellulari chiamate zooxantelle. Questi microrganismi forniscono ai coralli il fabbisogno energetico richiesto per la calcificazione, la crescita, la riproduzione, oltre a essere responsabili del loro colore. Si crea perciò una forte simbiosi tra le zooxantelle e i coralli. L'aumento delle temperature modifica le condizioni ideali delle cellule zooxantelle, le quali abbandonano il corallo per cercare un luogo con temperature adatte alla loro sopravvivenza. Il corallo perciò perde il suo colore, sbiancamento, e perde la sua principale fonte di nutrimento.
Questo ha effetti negativi anche sulla biodiversità e sull'ecosistema attorno ai coralli. L'epifauna corallina infatti rischia di morire in quanto per nutrirsi non ha più a disposizione del materiale organico e microorganismi presenti sulla superficie dei coralli. Innalzamento del livello dell'acqua, conseguenze sulla popolazione. Il normale ciclo dell'acqua terrestre, come già citato, porta a dei fenomeni meteorologici estremi. Questo ha conseguenze anche su noi esseri umani. Nelle zone di costa bassa le persone sono costrette a migrare a causa delle frequenti inondazioni e milioni di persone rischiano le conseguenze di alluvioni. In altre zone l'innalzamento delle acque costiere potrebbe minacciare le infrastrutture per le comunicazioni perché si ritroverebbero sommerse. Per affrontare questi rischi, alcune città stanno pianificando delle soluzioni, come la costruzione di dighe, una diversa progettazione delle strade e la piantagione di mangrovie o altra vegetazione che assorba l'acqua.